Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video recensione. Ho finito di leggere un libro pochissime sere fa e ne volevo parlare con voi subito prima che questo libro finisca nella libreria, poi me ne dimentico e quindi mi dimentico anche di farvi la recensione. Il titolo è I misteri di Churchill di Suzanne Goga ed è un libro che io ho acquistato pochi mesi fa dopo aver letto una recensione e diciamo che mi attirava tantissimo. È la storia di un'istitutrice di Berlino che a seguito di uno scandalo nel quale lei è stata coinvolta e che in qualche modo ha compromesso la sua reputazione, decide di andare via dalla Germania, trova un impiego in Inghilterra, appunto a Churchill, che è una tenuta immersa nelle colline, un posto molto bello e affascinante, suggestivo, che da subito la colpisce, però è anche un luogo molto molto misterioso. Lei dovrà fare da istitutrice a una bambina che ha perso la mamma poco tempo prima. Viene accolta dal padre che le appare subito gelido, freddo, distaccato, anche con la figlia. È un uomo molto distaccato, molto austero, che spesso è in giro per lavoro, quindi oltre ad essere assente fisicamente, le poche volte che è lì è assente anche proprio assente psicologicamente, perché la bambina si vede che cerca tutte le sue attenzioni in tutti i modi, ma il padre in qualche modo non le dà le attenzioni che lei vorrebbe. E quindi questo porta l'istitutrice Charlotte, che si chiama, ad affezionarsi sempre di più alla bambina. La bambina ogni notte o quasi comunque ha degli incubi. Dice di vedere la madre, di parlare la madre, spesso si sveglia piangendo, spesso viene trovata con la finestra aperta, lei lì alla finestra che sembra stia parlando con qualcuno. E quindi questo diciamo che porta l'istitutrice a indagare su questa faccenda. Sulla morte della madre nessuno può dire niente perché il padrone di casa ha messo proprio il veto. Nessuno può parlare della madre, nessuno può nominare il suo nome, nessuno può dire come lei sia morta. Quindi tutto questo ovviamente infittisce il mistero e porta Charlotte, l'istitutrice, a voler indagare, ma non tanto per la sua curiosità personale, ma perché lei si è affezionata alla bambina ed è spinta dal desiderio di aiutarla. Poi, insomma, la bambina tutte le notti a questi incubi dice di vedere la madre. A un certo punto, il rischio è quello che lei possa farsi del male perché c'è sempre la finestra aperta ogni notte. Una notte esce di casa, quindi questo spaventa tantissimo il padre, che a quel punto decide di fare qualcosa e decide quindi di contattare un giornalista che fa parte di una società che si chiama Società per la ricerca psichica, in cui vengono studiati appunto i fenomeni paranormali, e decide di contattarlo per capire se davvero sua figlia parla con i fantasmi, parla con lo spirito della madre, oppure se non ci sia qualcosa di organico, qualche malattia psichiatrica, ad esempio. Quindi contattano questo giornalista che fa le sue indagini, svolge le sue indagini e l'aiuto dell'istitutrice sarà davvero cruciale perché molto spesso si ritroveranno a fare insieme queste indagini perché insomma lei è comunque la persona che è più in contatto di tutti con la bambina e che è stata spettatrice di questi eventi che l'hanno colpita durante la notte. Quindi svolgono tutte le sue indagini e finalmente insieme riescono a sbrogliare la matassa, diciamo, e a far emergere questo grande mistero. Non vi dico altro perché altrimenti vi spoilerò il libro e vi ho già detto, diciamo, tutto quello che potevo dirvi e più di così non vi posso dire perché altrimenti poi davvero è inutile, insomma, che vi dica di leggerlo se vi svelo tutto io. La cosa particolare di questo libro è che intanto è ambientato nel 1890, quindi ci sono le atmosfere di quel periodo, quindi è proprio un libro dove davvero l'autrice riesce a immergervi in quell'atmosfera. È davvero particolare perché io mentre lo leggevo davvero immaginavo di essere in quel periodo storico, quindi è descritto molto bene. Non è eccessivamente descrittivo perché altrimenti a me non sarebbe piaciuto perché i libri troppo descrittivi non mi piacciono, però
Quindi è descrittivo al punto giusto, ma non in maniera eccessiva. Quindi, insomma, è riuscito a coinvolgermi per questo motivo. All'interno di questo libro c'è un grande colpo di scena, una cosa che io assolutamente non mi aspettavo. Cioè, se mentre c'è un elemento che forse una persona intuitiva potrebbe anche aspettarsi, però vi assicuro che ce n'è un altro all'interno appunto di questo che davvero è assolutamente inaspettato. Io era l'ultima cosa che mi sarei aspettata potesse accadere in questo libro. Quindi c'è un grande colpo di scena, almeno io l'ho considerato tale, perché assolutamente se potevo arrivare a capire il primo elemento, assolutamente il secondo elemento no, non lo avrei mai immaginato e davvero mi ha lasciato con gli occhi sgranati, cioè io leggevo il libro e ho detto caspita, cioè come dire, è proprio successa una cosa che mai e poi mai avrei immaginato potesse accadere. E quindi insomma è un libro che alla fine risolve il mistero, vi fa capire tutto quello che tutte le risposte ve le dà questo libro. E butta lì appunto questo colpo di scena che lascia abbastanza senza fiato, devo dire, almeno per me è stato così. Poi quello che invece mi è piaciuto un po' meno è il finale, nel senso che il finale non è che non mi sia piaciuto in senso assoluto, non mi è piaciuto tanto come è stato, come ci ha lavorato l'autrice. Diciamo che forse avrebbe potuto far accadere qualcosina di diverso, qualcosina di più, diciamo così. Però, a parte questo piccolo dettaglio che comunque si riferisce proprio all'ultima pagina, quindi insomma proprio il finale finale, a parte questo devo dire che è un libro che mi è piaciuto, che nel complesso io vi consiglio e al quale do comunque un buon voto, diciamo un buon giudizio, anche se non mi piace dare voti e giudizi, però dovendo fare una recensione, dovendo dirvi cosa ne penso, mi sembra anche giusto dire che complessivamente do un giudizio positivo, ecco. Quindi insomma, leggetelo perché è molto carino, molto suggestivo, vi farà immergere in quel periodo storico, in quell'atmosfera, insomma. È davvero davvero carino, quindi io ve lo consiglio, soprattutto adesso che Halloween si avvicina, quindi può essere una lettura diciamo suggestiva al punto giusto da fare in questo periodo dell'anno. Insomma, su questo libro vi ho detto tutto, mi fermo, altrimenti poi parlo troppo e vi dico troppe cose. Vi do appuntamento al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere un like al video se vi è piaciuto e vi ricordo soprattutto di dare un'occhiata alle playlist del mio canale, perché il mio canale è molto vario, tratta temi diversi, di generi molto diversi, quindi magari trovate anche altre cose che vi interessano. Quindi date un'occhiata alle playlist perché lì ho raggruppato tutti i video per argomento, quindi è più facile, insomma, capire quali sono gli argomenti del canale. Detto questo, vi saluto, vi mando un bacio, vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!